Amici belli, amici cari, amici dello svago, come va? Tutto a posto? Tutto a posto. Non mi sono fatta la lampada abbronzante, che è saltata la luce del lampadario e c'ho la lampada accesa. Sembra che abbassiamo un pochettino. Allora, carissimi amici, perché facciamo questo video? Facciamo questo video giusto perché mi è stato regalato stamattina da mio fratello, che ha fatto un po' di spesa e ha comprato un po' di Protank anche per lui. Insomma, mi ha regalato un Protank, eccolo qua, un bel Protank, il V2, come già ce l'ho logicamente. Solo che cosa simpatica di cui volevo rendere partecipe: la conversione che ho aperto io, che era sigillata, porto il bugiardino all'interno con la scritta Mini Protank 2. C'è una cosa proprio, questa mi mancava come cosa. Cioè, vediamo se riusciamo ad inquadrare. Eccolo qua, eccolo qua. Protank 2 Mini. E invece la confezione del grande. Vabbè. Un'altra cosa particolare. Tutto uguale, vedete? Tutto perfettamente identico. La scatola a cassettino, tutto qua. Ma la cosa particolare, c'è un po' di cose, mo faccio vedere, c'è un po' di roba in mezzo. La cosa molto particolare è che, a differenza di quello là che io ho acquistato da Schwab Bar, che aveva due resistenze all'interno, entrambe di 2,5, il Protank standard. Questo non solo sono una di 1,8 e una di 2,5, come d'altronde c'è scritto sulla scatola, la parte posteriore porta proprio questa scritta che dice che le resistenze all'interno a corrente sono 1 di 1,8 e una di 2,5. Quindi questo qua è perfetto. Ma ripeto, quella sarà una cosa di quando lo assembla. Ma la cosa simpatica è che in questa scatola è uscito pure il cono adattatore per metterlo, per agganciarlo alle batterie eco, no? Quindi è simpatico, questo qua si può utilizzare per mettere il Protank sulla eco. E ci sono anche due piccole resistenze nel vano, eccole qua, due piccole o-ring. Nell'altra scatola non è uscito tutto ciò, ma d'altronde erano sigillati entrambi, quindi è una mancanza in quel caso lì della Protank, della Kanchartech. Oppure un omaggio, un'aggiunta che hanno fatto in un secondo momento, non vi so dire, logicamente parlerò con il rappresentante, visto che mi aveva omaggiato del Mini, e gli farò presente questa cosa. Di guarda, mi sono trovato ad acquistarlo uno da uno shop online, l'altro mi è stato regalato, ma non so dove l'abbia preso, ma forse proprio da Schwab Bar. Comunque, me l'ha portato. E c'è sta cosa simpatica, vi ripeto, li ho entrambi, sia quello che acquistai io una decina di giorni fa, e sia questo, il cellofan gliel'ho tolto io, sigillato. Non solo il cellofan, ma anche il sigillo che portano. Guarda questo sigillo qua, questo sigillo di sicurezza che va poi sul cassettino. Quindi voglio far partecipare di queste due particolarità. La resistenza che ho sul Protank, che è ancora quella là, l'originale, comincia a darmi qualche sensazione di calo di aroma, solo questo. E allora l'ho smontata ieri sera e ci ho messo l'altra, essendo entrambe di quella confezione, entrambi da 2,5. Niente da fare, è sempre una questione di come vengono fatte. Evidentemente sta catena di montaggio cinese non funziona perché. Io ho idea, sono sicuro al 101% che vengono fatte a mano praticamente e d'altronde come potrebbero essere fatte, vengono assemblate da degli operai, i quali praticamente non hanno una costante, non tutte le resistenze vengono qua, non tutte le ciambelle vengono col buco. E infatti, cioè su due praticamente, una è stata perfetta fino ad oggi, ma ancora va, tant'è vero che l'ho rimontata, e l'altra invece che non rendeva, vi dico subito che sensazione ne avevo. Prima di tutto non mi dava l'aroma dell'altra che avrà, lo stesso, gli stessi ohm,
entrambe scritte 2,5 sopra, ma entrambe mi segna sul provare, mi legge il provare 2,8. Ho provato pure col test, è la stessa cosa, 2,8. Quindi anche questo particolare. E logicamente non mi sono perso d'animo, ho visto che l'aroma non era quello, anche un po' di sentore di bruciato. Ho capito subito che, siccome le ho viste come sono fatte queste teste, evidentemente uno dei due fili del non resistivo andava praticamente vicino al gommino di tenuta, quello là che va sul pin, e quindi facevano pochi contatti, si scaldava, evidentemente mi dava sudore bruciato. Quindi l'ho sciacquata, quella là è la prima che rigenererò. Confermo quello che ho già detto precedentemente, ma già sapevo che portano queste test, portano la resistenza a volte intorno alla wick e poi un'altra wick poggiata sopra. In questo caso qua ce ne stava addirittura una wick poggiata sopra e un altro due fili di wick, neanche una wick intera, quindi penso che siano state una wick da 2,5, come infatti farò nella rigenerazione, una wick da 1 e poi c'erano 2-3 fili di wick poggiati ancora sopra. Ma a parte questo, poi quando l'ho smontata effettivamente ci stava uno dei il resistivo, che è la parte centrale, era un pochettino più lunga da un lato e quindi toccava un poco vicino alla. Quindi probabilmente era questo il motivo. Ma sono sicuro al 100% che rifacendo magari poi la facciamo insieme. Se riesco a fissare su Benetta iPhone in modo che faccio di quello che faccio. Detto questo, perché tengono poche roba davanti? Perché mi ha portato anche, c'è un po' di boccette, un po' di, guarda, la beuta, siringhe, cose va. Che cosa ho fatto? Ho aggiunto a sto quantitativo di un attimo il rain che avevo a stagionare, ho aggiunto un po' di etilmaltolo, esatto, etilomaltol, questo prodotto praticamente della Inauera, malto etilico immagino sia, e che serve a dare un po' di spinta in più, come vi avevo detto. Piccola percentuale, logicamente 2 gocce per 10 ml, l'ho messo un po' in meno perché avevo fatto una prova e mi sono reso conto che dava una spinta un po' troppo, ma comunque l'ho voluto comunque mettere a tutto il quantitativo che ho fatto, fare un po' di giri con l'agitatore, non perché dovesse stagionare o che, ma proprio stavolta per miscelare effettivamente, per miscelarlo in maniera uniforme. Ho fatto, mettete anche questo odore che fuoriesce dalla beuta, un attimo nel re, è un odore fantastico quando è maturato, ma quello è il Natty Princess che gli dà questo profumo, questa fragranza bellissima. Vabbè amici, null'altro, insomma, vi ripeto, il particolare è che abbiamo quest'altro simpatico gadget, questo cono di raccordo per utilizzare il ProTank sulla Eco. Ma io nel mio caso non mi occorre perché io sulla Eco utilizzo il Mini, che sta in una bellezza, e il ProTank lo utilizzo sul provare. Ci sono di due, e tengo un escort, magari una fragranza diversa. E, insomma, siamo pieni di comodità. Ringraziando Dio, siamo pieni di comodità. Il liquido è bello e che è pronto. Ora proviamo ad aggiungere questo maltolo, lo proviamo ad aggiungere anche agli altri preparati che abbiamo. Speriamo che ne inguaiamo. Vabbè, alla prossima, buonissime cose, ciao!